Torino non è così criminale, nera, satanica, come il mito dice. Questa città ha l'aspetto irrazionale dal punto di vista occulto. La magia è una necessità dell'uomo. È un'invenzione, però è necessaria. Le scene in apertura appartengono al documentario Ho visto cose di Chiara Pacilli. È una regista, autrice, conduttrice, giornalista radio-televisiva torinese. Ha scritto con il suo grande entusiasmo di cinema, costume e società. Un talento speciale che il talento non lo definisce, ma lo racconta in un'intervista. Quando è che hai scoperto di avere un talento per la fotografia? 1964. Facendo che cosa ti sei accorto che ti interessava fermare l'immagine? Ho passato un'estate con un fotografo di una università e mi ha dato le sue due macchine fotografiche. Abbiamo sviluppato la pellicola in camera oscura, ho stampato e alla fine ho mandato queste foto all'unica scuola a quei tempi di fotografia negli States, ho vinto l'unica borsa di studio. E qual è la cosa della fotografia e di fermarla che ti ha affascinato maggiormente? Adesso mi sembra di capire che tu ti appassioni alle cose quotidiane o della vita, come per esempio la lettura, per cui hai sempre stato un pattern, un filo conduttore. Il filo conduttore è l'uomo, le attività che esaltano l'uomo. Ma che cosa c'è nell'atto, in quel momento che tu fissi? Cioè, quando riguardi quello che hai fotografato, cosa ritrovi esattamente? Trovo un equilibrio di movimento, di posizione dentro lo schermo. Infatti quando stampo sempre l'immagine completa, intera, non tolgo mai niente. Uno sguardo che si può maturare, che si può imparare o è effettivamente un talento naturale? Non saprei dire, so che ho avuto il piacere di andare di mercoledì alla George Eastman House negli States. Mi permettevano di guardare tutto quel che volevo nel loro archivio, di tenere in mano le foto di Eugene Smith, Bruce Davidson, Cartier-Bresson, Aaron Siskind, e vedere quel che secondo me era la perfezione, l'intensità delle immagini. Sicuramente qualcosa in me c'era che voleva capire quell'intensità, però l'ho vista in quelle stampe e mi hanno colpito. La magia è una necessità dell'uomo, è un'invenzione. Portavo in giro a sentire delle opere, lui mi raccontava l'ultimo incontro. Vita è dominata dall'occulto. A volte per farmi coraggio mi ripeto che le mie credenze. Questa luce che tutto investe e penetra.
Hi there, I'm Lorenzo and this is my video. Hope you enjoyed it.